L'operazione di oggi rappresenta un successo che connota ulteriormente lo schema di programma della DDA, fondato sulla ricerca e la cattura dei latitanti, sulla lotta alle dinastie mafiose, sulla zona grigia e sulla individuazione, il sequestro e la confisca dei beni patrimoniali all'Ndrangheta. A dirlo è stato il procuratore capo della DDA di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, commentando l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di 560 kg di cocaina pura. È un momento particolarmente positivo, ha aggiunto, per l'azione dello Stato e delle sue articolazioni in questa provincia, caratterizzato da forte sinergia tra i corpi di polizia, figlio di una filosofia, di una strategia voluta da questa procura che finora ha prodotto significativi risultati. Pignatone ha incontrato i giornalisti insieme al procuratore di Palmi Giuseppe Creazzo, all'aggiunto della DDA Michele Prestipino e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Paolo Di Gesù. Dal marzo scorso, ha detto Prestipino, sono stati sequestrati nell'area di Gioia Tauro quasi 1.000 chili di cocaina, provenienti da paesi sudamericani per un controvalore prossimo ai 242 milioni di euro. E tutto ciò non è certo frutto di casualità, ma il risultato di un'attenta osservazione che ci ha permesso di ricostruire le modalità di azione dell'Ndrangheta, disposta anche a sacrificare qualche quantitativo di stupefacente pur di mettere a segno il colpo più importante, cioè riuscire a far giungere nelle mani giuste il grosso della partita. I finanzieri nel corso dell'operazione hanno arrestato Vincenzo Trimarchi, di 42 anni, indicato come uno dei responsabili della gestione del personale della società MCT, una posizione, la sua, ha detto Prestipino, che gli consentiva una buona conoscenza dell'organizzazione dei servizi all'interno del porto e questo certamente facilitava i suoi movimenti. Così però non è. A conferma che l'attenzione dello Stato e delle sue articolazioni sullo scalo di Gioia Tauro è sempre alta per il ruolo di interesse internazionale che ha quella infrastruttura. L'importanza dell'operazione e l'efficace coordinamento tra la Procura di Palmi e la DDA di Reggio Calabria è stata sottolineata da Creazzo. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno indirizzato al Governo nazionale con cui si chiede di confermare tutti i tribunali istituiti sul territorio calabrese, preservando anche le sedi minori di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano, presidi indispensabili per l'amministrazione della giustizia in Calabria e in particolare nel distretto di Catanzaro. La mozione di cui sono primo firmatario, seppure sottoscritta da vari colleghi di maggioranza ed opposizione, ha affermato il consigliere Franco Morelli del Popolo della Libertà, ribadisce la imprescindibile necessità di una consultazione preventiva degli organi di rappresentanza dell'avvocatura dei distretti giudiziari interessati particolarmente dalla ristrutturazione territoriale. Prima di provvedere alla riduzione degli uffici giudiziari, credo sia necessario dare luogo ad una preventiva ed attenta disamina della produttività, della razionalizzazione territoriale, del carico di lavoro dei tribunali e sezioni distaccate, della composizione delle piante organiche e, più in generale, dell'intera attività economica esistente nei circondari interessati. La vicepresidente della Regione Antonella Stasi ha partecipato al dibattito Le infrastrutture dello sviluppo organizzato da Ucina e tenutosi al Salone Nautico di Genova. La Calabria, ha dichiarato la vicepresidente Stasi, è agli ultimi posti per incidenza posto barca chilometri di costa a causa di una disattenzione negli anni della politica riguardo al tema del mare. Il dato è di 6,3 posti barca ogni chilometro di costa per un totale di non più di 5.000 posti barca presenti in tutta la regione. A supplire al ritardo accumulatosi negli anni, fortunatamente, concorre oggi una programmazione regionale lungimirante voluta dal presidente Scopelliti, che irrompe prepotentemente proprio da Genova, comunica che la Regione Calabria ha pronto il primo piano regionale della portualità. Un piano innovativo, ha detto ancora la Stasi, che partendo dalla progettualità che i territori esprimono, si va concretizzando con una serie di progetti di nuovi porti che, se inseriti in una logica di rete che comprenda anche i porti esistenti, possono determinare un vero circuito portuale appetibile e capace di entrare a pieno titolo nel settore del diportismo mediterraneo. La Ragioneria Generale, informa una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale, ha provveduto al trasferimento di risorse in favore dei consorzi di bonifica e dell'AFOR per un importo complessivo di 11.620.110,48 euro, assicurando così la liquidazione del decreto numero 12.598. Si tratta delle somme necessarie per garantire il pagamento dei salari ai lavoratori idraulico-forestali utilizzati per la manutenzione del patrimonio boschivo. La Ragioneria
Ungheria ha inoltre provveduto al trasferimento della somma di 600.000 euro a titolo di integrazione all'acconto sulle risorse assegnate all'AFOR. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore al bilancio e programmazione nazionale e comunitaria Giacomo Mancini per il pagamento delle spettanze agli operai forestali, disposto grazie all'impegno dei dirigenti del Dipartimento Bilancio e della Ragioneria Generale, in una fase di particolare difficoltà, ha sottolineato l'assessore, per i margini di spesa regionale, vista l'incidenza dei limiti previsti dal patto di stabilità. Questi pagamenti, ha detto ancora, garantiscono continuità al lavoro degli operai idraulico-forestali e confermano che la Giunta, guidata dal Presidente Scopelliti, non intende deludere le loro aspettative.